Il piano triennale della prevenzione 2022-2024 è stato presentato a Giall'Aquila con la tappa abruzzese del Made in Ira, il forum della prevenzione. L'obiettivo del piano è accompagnare le trasformazioni del mondo del lavoro, attuando politiche di prevenzione capaci di affrontare efficacemente rischi sul lavoro tradizionalmente noti e quelli nuovi ed emergenti. Un piado che si snoda su diverse direttrici: innanzitutto il dialogo sociale, le mutazioni dei processi produttivi, la transizione verde digitale, l'evoluzione demografica e l'invecchiamento della popolazione, la cultura della sicurezza, quale valore condiviso della vita collettiva e sociale. L'iniziativa Aquilana è l'occasione per valorizzare il sistema di sinergie. Noi abbiamo scelto quest'anno questa strada di attraversare l'Italia e incontrare su progetti, su iniziative, sui modelli di intervento di Inail che sono quelli della formazione, sono quelli del sostegno alle imprese per modelli organizzativi certificati e più sicuri, sono anche i trasferimenti economici alle imprese per dotarsi di tecnologie più moderne e quindi più sicure. Questa è una grande battaglia che... Eh, riguarda tutto il paese, non lo si può fare da soli anche se INEL è un'istituzione forte e robusta, lo si fa ponendosi al centro di una rete di relazioni e questo tour che attraversa il paese lo sta dimostrando per una grandissima adesione e reattività come registriamo anche oggi in Abruzzo. Le imprese devono essere messe in condizioni di valutare i rischi e quindi di adottare le migliori misure di prevenzione. Il nostro compito da tecnici è quello di trasferire le nostre conoscenze e creare una compliance da parte delle imprese alla salute e sicurezza sul lavoro. Accanto a questo le iniziative più importanti riguardano eh, l'innalzamento del capitale sociale delle imprese e dei lavoratori. Cosa intendo? Aiutare da un lato le con finanziamenti pubblici perché le imprese devono essere messe in condizioni di investire. Le iniziative in termini di prevenzione all'Aquila sono già state diverse e le illustra il direttore regionale Negri. Eh, presenteremo anche i buoni risultati dell'accordo di collaborazione fra INA e il Abruzzo, CTP di L'Aquila, Università di L'Aquila e Università di Pescara per la formazione eh, di giovani laureati in ingegneria e architettura, quindi già con il titolo di coordinatore della sicurezza e devo dire, devo dire che eh, in, quegli anni, in quegli anni noi abbiamo messo in sicurezza il più grande cantiere d'Europa, che era l'Aquila e il suo territorio circostante e insieme a, alle altre istituzioni abbiamo contribuito ad azzerare gli infortuni.